Ok, buonasera a tutti. Penso che iniziamo adesso. Grazie per essere venuti. Allora oggi io ho fatto le slide in inglese per chi di voi magari non capisce molto bene l'italiano, quindi io farò la presentazione in italiano, però le slide sono in inglese. Allora, io oggi parlerò della neuroscienza e in particolare della neuroplasticità e delle implicazioni della neuroplasticità per l'apprendimento delle lingue e per l'apprendimento in generale. Prima mi presento, mi chiamo Steven Artignan, io sono americano e io sono un coach professionista. Io lavoro con persone sia nella sfera professionale che nella sfera personale e sono stato formato nel brain-based coaching, che praticamente applica le scoperte recenti su come funziona il nostro cervello al campo dello sviluppo della persona e del raggiungimento degli obiettivi. E io sono stato formato presso la Neuro Leadership Institute, che si trova a New York, che è stato fondato da un australiano che si chiama David Rock. E David Rock ha fatto delle ricerche sul cervello e lui ha riassunto queste ricerche in sei concetti chiave che cambiano tutto su quello che capiamo del cervello. E quindi io parlerò di ciascuno molto brevemente, di questi sei concetti, e poi parleremo di cosa vuol dire questo per l'apprendimento, cosa vuol dire per noi. Allora, il primo concetto chiave è che the brain is a connection machine, cioè il nostro cervello fa sempre delle connessioni. Fino a 20-25 anni fa si pensava che il cervello dell'adulto fosse statico, cioè che non cambiasse, e che soltanto il cervello del bambino cambiasse. Invece questo non è assolutamente vero. Per tutta la nostra vita, ogni secondo della tua vita, il tuo cervello cambia. Cioè, i nostri pensieri e le nostre azioni, cioè ogni cosa che facciamo cambia la struttura e la funzione del cervello. E questo è qualcosa che avviene per tutta la vita fino al nostro ultimo respiro. E infatti la funzionalità intrinseca del cervello è proprio di fare queste connessioni, questi collegamenti fra i neuroni. E ogni esperienza, ogni pensiero, ogni emozione, ogni ricordo, tutto viene registrato nel tuo cervello e prende la forma di vie neuronali o hardwiring. Cioè, durante questo discorso io utilizzerò diverse parole per dire lo stesso concetto: vie neuronali, hardwiring, connessioni, collegamenti. Si può scegliere quello che piace più di più, perché questo il concetto è sempre quello. E quindi il cervello forma milioni di queste connessioni ogni secondo. Ed è l'attività preferita del cervello, e parleremo di questo, del piacere e l'importanza di questo quando formiamo delle nuove connessioni. Allora, questo vuol dire che siccome la nostra esperienza di vita è diversa, ognuno di noi, per ognuno di noi, questo vuol dire che essenzialmente ognuno di noi ha delle mappe mentali diverse, una rete di mappe mentali diverse, che vuol dire che da vicino nessun cervello è uguale ad un altro cervello. Cioè, io penso che noi sappiamo questo, no? Perché ognuno è diverso, ogni essere umano è diverso da un altro, ma questo dà la spiegazione scientifica perché è così, perché abbiamo delle mappe neuronali diverse. Infatti c'è uno neuroscienziato che si chiama John Rady, e John Rady ha stimato che ci sono il numero di possibilità di collegare i neuroni nel cervello umano è grande quanto gli atomi nell'universo. Che è un concetto incredibile, perché vuol dire che c'è delle possibilità illimitate di percepire il mondo. Cioè, ognuno di noi fa un'esperienza diversa del mondo, e ci sono 300.000 miliardi di connessioni in flusso costante. E quindi dovrei anche precisare che quando diciamo che ogni cervello è diverso, stiamo parlando più
degli aspetti delle funzioni più profonde, per esempio le nostre motivazioni, le nostre convinzioni. Queste sono diverse per ognuno di noi perché vengono formate dalla nostra esperienza di vita. Allora, il cervello crea questo hardwiring. Praticamente hardwiring vuol dire che sono connessioni permanenti, piuttosto permanenti, fra i neuroni, che è un po' simile, è più una metafora hardwiring, perché è una cosa vivente. E allora, dobbiamo chiederci, perché il cervello fa così? Allora, il cervello fa queste connessioni perché, facciamo un passo indietro, quando noi pensiamo al nostro cervello, di solito pensiamo al pensiero, alla nostra capacità di ragionare, che è la precorteccia frontale, dove risiede la working memory del cervello. Ed è ciò che ci rende umani, ci rende umani questo, la working memory. Però è molto interessante perché la working memory rappresenta soltanto meno di 5% del volume complessivo del cervello, ma consuma un sacco di energia, consuma molto glucosio e consuma molto ossigeno. E quindi, siccome il cervello, come molte cose nella natura, cerca di conservare energia, ogni volta che il cervello dice, ah, questo è qualcosa che tu fai sempre, lo fai ripetutamente, questo comportamento, questo pensiero, e quindi dice, io non voglio far lavorare la working memory, io lo delega, lo mando giù a questi sistemi che uso, scusatemi se uso un termine tecnico, i sistemi subcorticali, che sono sistemi molto antichi nel cervello, che condividiamo addirittura con i rettili. E quindi lo mando e dice, io guarda, occupatene te, io non voglio occuparmi di questo perché io non voglio consumare tanta energia. E quindi il cervello fa questo hardwiring di questi e questi diventano abitudini. E per dare un esempio, io quando ero un ragazzo, io sono dallo stato di New York, e fa molto freddo d'inverno a New York, e quando fa freddo io con gli amici andavamo in slitta, no? C'era la neve fresca e trovavamo una bella discesa e andavamo in slitta. Appena arrivati lì alla discesa, era piuttosto facile manovrare la slitta perché la neve era fresca e andava da una parte all'altra. Ma dopo un po', senza che ce ne siamo accorti, la slitta iniziava sempre a seguire lo stesso percorso, perché era più facile, perché c'era un sentiero nella neve e si andava sempre seguendo lo stesso percorso ogni volta, perché era più facile. Il nostro cervello fa esattamente la stessa cosa. Cioè, per dare un esempio di cosa vuol dire un'abitudine, o un altro esempio, è un po' come un sentiero ben marcato nella foresta. Allora, questo hardwiring, cioè, come ho detto prima, determina come noi percepiamo il mondo. Vuol dire che, tendenzialmente, noi vediamo il mondo come siamo noi, non come il mondo è realmente. E e non ce ne rendiamo conto di questo. Cioè, è un processo dell'inconscio. È quasi impossibile smantellare la hardwiring esistente. E c'era un neuroscienziato che si chiamava Hebb, e secondo la legge di Hebb, che è molto bella in inglese, neurons that fire together wire together, che vuol dire che due neuroni che si attivano ripetutamente per molto tempo insieme, che questi due neuroni si creano un legame molto forte fra di loro, quando si attiva l'altro, uno si attiva l'altro. E quindi questo, cioè una volta che questo hardwiring, questa via neuronale viene costruita, è veramente difficile smantellarlo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi cerchiamo di eliminare un problema, focalizzandoci sempre su quel problema, non facciamo altro che rafforzarlo. Infatti le persone che soffrono del disturbo ossessivo compulsivo hanno proprio questo problema, perché loro stanno sempre concentrati su un problema. Invece quello che sappiamo adesso è che per aiutare queste persone, o per aiutare ognuno di noi, bisogna focalizzare sulla soluzione, non sul problema. Bisogna creare una nuova via neuronale.
In termini, in poche parole, è come smantellare questo via neuronale esistente, è un po' come deviare il percorso di un fiume. Cioè è molto più facile a volte creare un canale, che è più efficiente. È infatti più efficiente creare un hardwiring nuovo. E come avevo accennato prima, bisogna focalizzare sulla soluzione, non sul problema. E così facendo noi creiamo di queste nuove vie neuronali nel cervello, delle nuove mappe mentali. E per fare ciò ci vuole attenzione, ripetizione e, molto importante, ricompensa. Perché la ricompensa, il cervello funziona molto meglio quando c'è la presenza di dopamina. E la dopamina aumenta la nostra cognizione e la nostra performance. Quindi la ricompensa è molto importante. Allora, cosa vuol dire tutto questo per noi che siamo qui, che siamo poliglotti? Ma la prima cosa è che l'età non è assolutamente una barriera all'apprendimento delle lingue. Cioè, qui in questo contesto lo sappiamo tutti, però nel pubblico, no, c'è l'idea molto diffusa che sono troppo vecchio per imparare una nuova lingua. Questo non è assolutamente vero. Io, per esempio, sono più bravo adesso che ho 55 anni a imparare nuove lingue di quando ne avevo 25. E credo che sia la stessa cosa per molto di voi. E se noi andiamo al di là dell'apprendimento delle lingue e vediamo, per esempio, il cervello, ricordatevi che ho detto che il cervello cambia la sua struttura a seconda dei nostri pensieri e ciò che facciamo. Le persone che fanno la meditazione per molti anni, loro hanno la struttura del loro cervello cambia. E loro hanno c'è una parte del cervello che si non mi c'è un che fa parte di quei sistemi subcorticali di cui vi avevo parlato, che si chiama l'amigdala, che è il centro della fuga e la fuga e la fight or flee in inglese, non mi ricordo in italiano, lotta o fuga, e le persone che fanno meditazione hanno un'amigdala più piccola, più ridotta, e hanno la precorteccia frontale più grande, più sviluppata rispetto alle altre persone. Ci sono studi che hanno dimostrato che gli adulti, sotto condizioni controllate, c'è stato uno studio nell'università di Haifa in Israele, che ha dimostrato che gli adulti veramente imparano le lingue più velocemente dei bambini. O se prendiamo un esempio dal mondo, infatti tutto il campo della neuroplasticità è stato un po' scoperto grazie alla riabilitazione di persone che sono state colpite da un ictus, da un stroke. E, cioè, la riabilitazione cambia la struttura di queste persone e hanno dimostrato questo con... perché il cervello, in passato, un'idea del cervello era che tutte le funzioni erano localizzate. Cioè, per esempio, c'era una parte del cervello che controllava questo dito, ok? E se questa parte del cervello viene danneggiata, io non potevo più muovere questo dito. Non è vero, questa è un'idea molto vecchia, perché quello che succede veramente è che quando una regione del cervello viene danneggiata, un'altra area, un'altra regione può subentrare e può gestire quell'attività. E quindi c'è un cambiamento proprio delle strutture del cervello. Io parlo di questo perché se le persone che che sono stati colpite da un ictus riescono a riacquistare l'equilibrio, la capacità di parlare, persino la vista, cioè, vuol dire che certamente noi possiamo imparare una nuova lingua o possiamo imparare qualsiasi cosa a qualsiasi età. E come sapete molti di voi, anche l'apprendimento di una nuova lingua è un'ottima prevenzione contro la demenza. Allora, fino ad ora ho parlato in modo molto positivo della neuroplasticità. È vero, è una cosa fantastica se noi lo usiamo a nostro vantaggio, però è una lama a doppio taglio, perché il nostro cervello non è stato progettato per renderci felici.
questo penso che è qualcosa che dobbiamo, è un concetto che molta gente non, è un po' rivoluzionaria, no? Cioè perché il nostro cervello è stato progettato per aiutarci a sopravvivere, e quindi mentre la plasticità ci permette di cambiare, può anche rafforzare delle cattive abitudini. Quindi dobbiamo fare molta attenzione come usiamo questa capacità. Molti di voi conoscete Stephen Krashen, che è un linguista molto, molto famoso, e lui ha parlato del comprehensible input come un metodo di apprendimento che per gli adulti, che è un modo di acquisizione di una lingua, non apprendimento, acquisizione naturale, in contesti di contenuti interessanti, in un ambiente dove c'è poco stress. E infatti questo è molto consistente con quello che ci dice la neuroplasticità, perché il cervello impara in un modo olistico. Cioè, quando noi impariamo qualcosa di nuovo, quando per esempio si accende la lampadina in testa, vuol dire che ci sono due mappe neuronali che avevi già, che hanno formato una nuova connessione. E infatti, proviamo piacere quando questo succede, perché il nostro cervello genera delle onde, ci sono delle onde, no, con frequenze diverse, e quando noi abbiamo un'intuizione così importante, il nostro cervello genera delle onde gamma che sono molto forti, e noi lo percepiamo come un'esplosione di energia. Infatti nel mondo di coaching, quando una persona ha un'intuizione così, cerchiamo di spingere, o spingiamo sempre a prendere un commitment, no, a fare un'azione molto concreta in quel momento. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi è della... Non ero d'accordo con quello che ho detto, ma... il flow state. Il flow state è quello stato in cui noi riusciamo a fare qualcosa, in cui siamo molto impegnati a fare qualcosa, in cui non ce ne accorgiamo del tempo che passa. E questa è la zona di peak performance. Per esempio, gli atleti professionisti molto spesso riescono, quando un tennista, per esempio, sta giocando molto molto bene, probabilmente si trova nel flow state, in cui non sta facendo neanche uno sforzo, cioè sta giocando benissimo senza nessuno sforzo. E questo avviene nel flow state. E in questo stato mentale, noi abbiamo, il cervello ha una... ha il giusto equilibrio di neurotrasmettitori, tra l'adrenalina, che è il neurotrasmettitore che ci tiene vigili, e la dopamina, che è il neurotrasmettitore che ci mantiene interessati. Quindi io dico questo perché è consistente con comprehensible input, perché secondo me quando è con il comprehensible input è più probabile che noi siamo in questo flow state, e quindi noi abbiamo, questo aumenta la cognizione, siamo più aperti, lavoriamo meglio con gli altri. Un'altra implicazione è che non c'è un metodo giusto. Non c'è un metodo giusto per imparare una lingua, perché le nostre mappe mentali sono diverse. Quindi magari quello che funziona per me magari non funziona bene per te. Quindi c'è un metodo giusto, però è tuo, e bisogna trovarlo. E quindi, perché ognuno ha uno stile di apprendimento diverso, e anche c'è la varietà di stili, no? Varietà di metodi di apprendimento è molto importante, perché il nostro cervello ama la novità. Quando c'è novità, i livelli di dopamina sono più elevati, e quindi abbiamo una performance migliore. Quindi forse questo è il motivo per cui molti poliglotti vogliono imparare più di una lingua, vogliono cambiare da una lingua all'altra, perché questo aumenta il livello di dopamina. Anche quando tu decidi cosa devi fare e come lo farai, sei più motivato ed è più probabile che ti ricordi quello che hai imparato. E anche, come ho detto prima, usando materiale che ti interessa,
è più probabile che tu vai, che tu vada nel flow state. La ricompensa è migliore della minaccia, perché come ho detto, questo toward state è la condizione ideale per l'apprendimento. Purtroppo, come ho detto prima, il nostro cervello non è stato progettato per renderci felici, perché questo era utile. Quando i nostri antenati dovevano prestare molta attenzione alle minacce, perché quando sono scesi dagli alberi dovevano stare attenti per non essere mangiati da un leone. Ma il nostro cervello non è cambiato tanto. Allora adesso, anche se noi non corriamo gli stessi rischi, il cervello non lo sa. E quindi ci sono questi sistemi, tipo l'amigdala di cui ho parlato prima, divide il mondo in cioè buono e cattivo, no? Le minacce e le ricompense. Il problema è che dà più importanza alle minacce. Per esempio, sull'autostrada, molti autisti si rallentano quando vedono un incidente stradale per guardare. Nessuno si rallenta per vedere un bel tramonto. Io non ho mai visto qualcuno rallentarsi per vedere un tramonto. Anche le notizie sono tutte cattive, perché purtroppo noi abbiamo questo hardwiring che in cui le cose negative chiamano sempre la nostra attenzione. Il problema è che quando siamo focalizzati sul negativo, noi subiamo un abbassamento della cognizione. Tornando al discorso delle onde del cervello, quando siamo in uno stato toward state, in cui stiamo andando verso un obiettivo, qualcosa che noi vogliamo veramente, il cervello genera delle onde alfa, e quando abbiamo queste onde alfa è più probabile che ci vengano delle idee, che siamo creativi, siamo aperti, che possiamo fare, che possiamo collegare nuove mappe mentali. Quindi noi è molto importante coltivare questo stato verso un obiettivo, non via da qualcosa. È anche importantissimo avere una visione. Cioè la visione è come il libro che stai scrivendo, la canzone che devi comporre, è la tua visione. È importante visualizzare, e quando io parlo di visione di una lingua è una cosa molto personalizzata, cioè è una cosa viscerale, emotiva. Bisogna, per esempio, bisogna pensare come sarà quando io riesco a parlare i cinesi a livello C2, starò facendo in quel momento che io parlo il francese a livello B2, e c'è qualcosa che è molto motivante, molto personale, questa visione. E infatti, se noi ci focalizziamo sulla visione tutti i giorni, ci mette in questo stato verso l'obiettivo. Se la visione è un libro, la nostra strategia sarebbero i capitoli del libro. E infatti, se noi, e per capire che strategia devo prendere, allora se noi immaginiamo di aver raggiunto questo obiettivo, ce l'abbiamo fatta, e guardiamo indietro e vediamo le tappe del nostro viaggio, cosa ho fatto per arrivare qua? Questa diventa la tua strategia. E infatti fare piccoli passi ogni giorno è fondamentale, innanzitutto perché se abbiamo un traguardo molto ambizioso, può sembrare una montagna, ci può intimidire, però se noi riusciamo a spezzettarlo, no, in piccoli passi ogni giorno, sembra molto più fattibile questo traguardo. E non solo, ogni giorno che facciamo questi progressi verso l'obiettivo ci sentiamo motivati e impariamo qualcosa. È molto meglio studiare 5-10 minuti ogni giorno regolarmente piuttosto che fare una sessione seduta di 2 ore una volta alla settimana, perché fai un progresso costante, e anche perché dà la possibilità al nostro cervello a dimenticare, perché dimenticare è molto buono, perché quando noi dimentichiamo qualcosa diamo la possibilità al cervello di andare a recuperarlo, e quando il cervello fa così rafforza quel nuova via neuronale. E questo penso che sapete tutti della spaced repetition. E questo è il concetto della space repetition, perché spesso io, per esempio, sto imparando a ballare lo swing e non è molto facile per me,
e magari non riesco a fare un nuovo passo, e io, ok, basta per oggi, ci dormo su, e il giorno dopo riesco a farlo, che vuol dire che il cervello, io ho dato la possibilità al cervello di lavorarci su questo problema anche mentre stavo dormendo, al riposo. È anche molto importante avere di lasciare la tua comfort zone, è molto importante fare così, perché se noi vogliamo cambiare qualcosa della nostra vita, se abbiamo un traguardo ambizioso, molto probabilmente dovremo cambiare qualcosa, cioè il nostro modo abituale di fare le cose, dovremo fare qualche cambiamento. E come si fa così? Perché come sappiamo, il cervello non lo vuole fare perché è più facile, il cervello vuole fare quello che conosce, cioè vuole stare nella comfort zone. Allora, bisogna fissare dei piccoli traguardi ogni giorno, qualcosa che ci porta fuori dalla nostra comfort zone ogni giorno. Non troppo, perché se troppo, c'è troppo adrenalina, e quando c'è troppa adrenalina siamo stressati e non riusciamo non riusciamo neanche a ragionare. Quindi vogliamo un po' di adrenalina per non addormentarci, e vogliamo anche la dopamina, perché la dopamina ci spinge verso quello che desideriamo. E forse la parte più importante è di fare molta attenzione a quello che io chiamo la limbic response. Come ho detto prima, il nostro cervello vede il mondo in termini molto semplici, no? Questo è una minaccia, questa è buona, cioè devo preoccuparmi, o è qualcosa che io desidero, io voglio. Il nostro cervello fa questa attività di distinguere fra il buono 5 volte ogni secondo. Noi non lo sappiamo, ma lo sta facendo, in questo momento lo sta facendo. E quindi, e come ho detto prima, la minaccia viene percepita in modo molto più, cioè molto più forte. Ed è interessante che per il nostro cervello, il dolore, il cervello non sa distinguere fra il dolore fisico e il dolore delle interazioni provocate dall'interazione sociale. Cioè, e questo è stato dimostrato con la risonanza magnetica. Quando una persona si sente che percepisce una minaccia in un contesto sociale, per esempio offeso da un'altra persona o escluso dal gruppo, le stesse regioni del cervello si attivano, di quelle che si attivano quando la persona prova un dolore fisico. Quindi in inglese c'è questa espressione "sticks and stones may break my bones". Non è vero, cioè le parole fanno male, e quindi questo è molto importante, perché molto spesso quando si parla di obiettivi, cioè, dimentichiamo di questo aspetto, perché noi non siamo macchine, non siamo degli ordinatori, non siamo computer, noi abbiamo delle emozioni che ci possono fregare purtroppo, e quindi bisogna già avere la consapevolezza che io sto provando, che stai provando questo, io mi sento minacciato, e dare un nome a questo minaccio può già ridurlo un po', perché ogni volta che coinvolgiamo la corteccia prefrontale, ogni volta che usiamo il nostro ragionamento, diminuisce questa reazione automatica a una minaccia immaginaria. E in termini pratici, per esempio, per chi di voi insegna o fa il coaching, è molto importante chiedere permesso, perché le domande possono anche minacciare le persone, soprattutto la domanda perché. Se la domanda perché è rivolta al passato, perché hai fatto così? Cioè ti metti nello stato di bambino. Infatti nel coaching non usiamo mai la domanda perché. Solo quando stiamo parlando di qualcosa in futuro, no? Perché vuoi ottenere questo? Che bisogno soddisfa? Quindi le domande, siccome possono anche se non è magari la tua intenzione minacciare qualcuno, la domanda può essere percepita come una minaccia. Quindi prima di fare una domanda bisogna chiedere permesso. Posso farti una domanda? Vuoi che io corregga i tuoi errori? Quando li devo correggere? Un'altra tecnica è quello che viene chiamato placement in inglese, che sarebbe la posizione di un argomento in un discorso. Per esempio, il cervello non ama l'incertezza, e quindi se io entro in una situazione, in una conversazione col mio capo o col mio insegnante, in cui io non so quale sarà l'argomento, non so dove andrà a finire, io mi sento minacciato. Allora,
si può usare queste tecniche del placement. Guarda, prima parleremo di, ci mettiamo d'accordo che questa sarà la nostra agenda, parleremo prima di questo, poi possiamo affrontare, hai delle domande, cosa ne pensi? E quindi sono tutte tecniche per un po' mitigare, per ridurre questo la nostra tendenza di trovare del pericolo in situazioni sociali. E se c'è, in conclusione, se c'è qualcosa che da ricordare dalla mia presentazione, io direi che questo, che il tuo cervello è uno strumento, un mezzo incredibile, cioè ti permetterà di cambiare, di imparare, di crescere per tutta la tua vita, come ho detto, cioè fino all'ultimo respiro. E questa è una cosa magnifica, però devi far lavorare il cervello per te e non contro di te. Grazie, se avete delle domande. Domande? You seem to make all language learners jobless. It says you seem to want to make all language teachers jobless. No, ma assolutamente no. No, io penso che assolutamente no. Io penso soltanto che nel campo dell'insegnamento bisogna un po' avere consapevolezza di come funziona il cervello. Cioè questo perché cioè il ruolo io sto studiando lingue, cioè, e io ho degli insegnanti, non è il mio messaggio che non servono più insegnanti. Non so se è stato detto, ma la scoperta fondamentale, ricerche frivole sul canto degli uccelli. Ah, non lo sapevo, interessante. Cioè, una domanda. Qualcuno ha chiesto cosa penso del metodo goal listing per quanto riguarda la novità. Fare le cose ripetutamente, altre cose di cui hai parlato riguardo le connessioni nuove, aiuta. Certo, cioè, io non conosco bene il metodo goal listing, però mi sembra molto consistente con quello che abbiamo detto qui adesso. Io direi soltanto che, ripeto, non c'è un metodo perfetto, non c'è un metodo che funziona per tutti. Cioè, io credo che bisogna provare un metodo, e funziona per te, bisogna fidarti di te. Cioè, io, gli esperti hanno un ruolo importante, però non bisogna fidarsi troppo, cioè fidarti di te stesso. E basta, non ci sono altre domande. Ok, grazie a voi.